calcola che se mi fai così ti faccio entrare ogni sera fisso. Frate, quando ti pari? Io mi ubriaco tutti i giorni. Papà, ci stai lì in diretta? Aspetta, ti faccio conoscere mio padre. Te non hai capito, frate, oggi è il mio 18esimo, devi sapere che questo è tutto quello che ci siamo bevuti. 3,5 litri. Che c'ha appena nel quartiere? La scopo fatto di ketchup. Che c'ha appena nel quartiere? La scopo fatto di ketchup. Che c'ha appena nel quartiere? Salve papà, dice. Frate, il mio idolo. Ciao figlio. Come va? Tutto bene? Ci assomigliamo, frate? Che si sono bevuti, ragazzi? Ma che cosa ne siamo bevuti? È quello il problema, 1,5 litri di champagne, 1,5 litri di champagne, 1 litro di Moët. La scopo fatto di ketchup, che c'è appena nel quartiere. Ho fatto di ketchup. Sono le due, che c'è appena nel quartiere. La scopo fatto di ketchup, che c'è appena nel quartiere. Che taglio. Frate, ti giuro, devi venire a casa mia, ti do un abbraccio che finisce domani. C'aveva la piscinetta? Ah, frate, c'è quello che ti pare, guarda che... Oddio, è saltata la... Niente, raga, è andato in coma etilico. È andato in coma etilico, mi sa. Sto malissimo, che matto, che grandi, raga. Infatti faccio entrare solo sti pischelli così, ma per rotter cazzo. Di tutte quelle bad vibes del cazzo. Mi sto sentendo male, aiuto. Dell'altro. No, niente, si è sconnesso. Vabbè, che tanto me lo ricordo perché si chiama Leonardo 17. Che spettacolo, mamma mia, che taglia. Bella, quanta gente ti vuole bene lì. Fortunatamente, raga, parecchia. Cioè, dico la verità. Ho una fanpage della Madonna. E vi amo a tutti quanti. Vi voglio bene come quel Leonardo 17B vi voleva bene a me. Facciamo entrare qualche ragazza. No, la mia gamba non si ferma. Tu stai zitto, parli troppo, fuori da sta merda. Ma perché sei così bello, Elia? Non lo so, mandate anzi una lettera. Scrivete una letterina per mamma e poi la buttate nel camino e poi vi darò una risposta. Aiuto, non vederlo che ti sento addosso, innamorato. E via, mi devo aiutare perché sei il più amaro. Come amaro? Che vuol dire so amaro? Chielo che Elia, tutto bien, tio. Gracias. Pazza di te. Ok, grazie. Ti facciamo entrare? Pazza di me, vuoi entrare? No, la mia gente non si ferma, non la fermi, niente, poi, lei può entrare, ro giù 20, trasmetto in diretta, sempre lì alle mie preferite in assoluto, ma meno male, raga, ma spero, io spero che tutti quelli che lo dicono poi effettivamente è perché sia così. Carlotta Forlani, raga, stanno esplodendo le pischelle, finalmente si sono svegliate anche le ragazze nelle dirette, non ci stanno più solo maschi. No, la mia gang non la fermi. Sei sudato come un cane, ma non è vero, zero sudato. Zero. No, non si ferma. J Pink, scrivi un po' se stai con tua cugina, te la faccio fare.
Sto con mio cugino, sto con mio cugino, chiamate guardia. No, tu stai zitto, troppo fuori. Vai, mamma. Mando sempre un bacio a Camilla. Sempre. Ma siamo a questo punto, vediamo se invece che vedessi in diretta, no? Capisco. Rispondi. Rispondi, coglione di merda. Mi scrivi tu, Tony17Baby. Sei un fan, anche se mi scrivi coglione d'accetto. Funziona così. Comunque, regalaci un fit con Capo Plaza. Ve lo regalerò. Elia, ti seguo da quando scavalcavi a Roma Palermo. Mamma mia. Mi sono fatto da pure la sciarpa del Palermo, regà, da tifosi. Mamma mia, quanto era bello, regà, lo stadio. Peccato proprio che sia diventata una merda. Se no penso ci sarei continuato ad andare. Qualcuno due saltavo le date per andare a vedere le partite. Pure con Poli il fit. Non lo so, regà. Chiedeteglielo. Scrivete a Poli ok. Se vuole fitta. Cioè a lui io darei volentieri il fit. Le dico la sincera. Bro, quando un featuring con Phasma in. Un featuring in future. In futuro con Phasma, raga. Perché sì. Cioè, nel senso. Perché gliel'ho detto io. Gli ho detto io il fit con te lo farò quando io starò al gradino un po' più alto. Stessa cosa di Capo Plaza, No, comunque ecco perché sta a far caldo, sì, raga. Stanno tutte le finestre chiuse. Ciao. Vuoi venire a fare la diretta anche tu? Vieni. Tagghino, niente. E cosa? Niente. Ciao. Spadatino. Ciao. Ma che è successo con Kill the Darko? Giusto Kill the Darko, infatti. Ciao, amore mio. Ciao. Fratelli, fai entrare. Sta fomentato fuori uscire. Facciamo la diretta attivo. Ice a call. Comunque Gigi a fare le basi è troppo bravo, mamma mia regà, è bravissimo, vi giuro, oggi proprio ha fatto sentire altre cose totalmente diverse dallo stile di Phasma, e comunque è un fenomeno, ha fatto tutti i cazzo di beat di qualsiasi tendenza musicale, troppo forte regà Gigi. Infatti speriamo che mi segua il più possibile. Gigi! Ti seguo da quando scappavi dal guardia. Babyface ti ha dissato, bro? No, non lo so. So solo che l'ex di Babyface l'ha lasciato per me. Quella è l'unica cosa che so di quel tipo. E che è scappato quando Galla che era litigato con Rondo Sosa. Lui è il primo che è corso dentro al locale e ne è più uscito. Accettami. Bro, Babyface sta dissando. Oddio, raga. Ma che cazzo mi può dissare, raga, quello? Che mi sono messo con la ragazza sua mentre ci stava insieme. Dai, ve prego, cioè. Che mi dite, t'ha dissato quello, t'ha dissato quell'altro. Dai, chi ha detto? Ma che dia, che è? Ma chi cazzo mi sa? Oh, fit con Alex, sono stato a scrivere a Rodella. Che cazzo ne so, faremo fit con Alex? Sì. Cioè, scrivi. Se sono quelli bravi, regà, ci voglio lavorare con quasi tutti. Fit con Sant'Anna.
chi è Bibi? Il plug del cazzo che si è svegliato mo a fare.